Bentornati e bisogna dire che per un pilota è sempre un piacere ritrovare una vettura con la quale ha corso anni fa, anni prima. E questo è stato il caso di Paolo Andreucci che ha ritrovato la sua Peugeot 106 Rally. Nel prossimo servizio vediamo il suo sentimento, il suo commento, i suoi pensieri. Oggi ho ritrovato la 106, una delle mie prime autovetture con cui ho corso il campionato italiano nel 93, la 106 Rally, una macchina che non dimenticherò mai perché facilissima da guidare, bella per i giovani, con un assetto dei freni fantastici. Mi ricordo di aver fatto delle prove stupende e di essermi divertito molto. Siamo qui nel bel mezzo del rally dell'Alpi Orientali, nelle prove storiche. Ora facciamo un girettino, la mettiamo un po' alla frusta. Rally, un 1294 di cilindrata, 4 cilindri in linea, una potenza di 98 cavalli a 7200 giri. Come velocità massima, può raggiungere i 190 all'ora, buona velocità, e da 0 a 100 in 9 secondi e 3, per cui anche una buona accelerazione. Come gomma abbiamo il cerchio da 14 per 5,5 con gomme di 175-60-14. Le impressioni di guida sono che rispetto alle vetture di oggi la maneggevolezza è uguale, l'unica grossa differenza è la mancanza dell'idroguida. Poi la senti con un baricentro basso, pronta, bella nei cambi di direzione. Come assetto direi molto buona, addirittura nel destra-sinistra e nelle curve veloci direi migliore in virtù del peso, il cambio ben rapportato che ti aiuta nonostante i suoi 98 cavalli. Il 106 stradale era molto maneggevole, era un giocattolino, ma come è stato un po' per tutti gli altri piloti, che è stata una macchina molto importante per chi doveva imparare a guidare. Facile, per cui riuscivi a trovare il limite abbastanza velocemente. Nel 93 io con Angelo Medeghini abbiamo corso con la 106 Gruppo A, fu alleggerita di 60 kg per un regolamento particolare. Fu aumentata la cilindrata da 1298 a 1384, per cui erogava preparata un 135 cavalli, per cui il rapporto peso-potenza ne prese un bel po', insomma, di prestazione. E questo ci consentì di fare degli ottimi risultati nel campionato italiano. Io vi ricordo che a Lecce, al Rally del Salento, facemmo con Popi Amati addirittura terzi assoluti, per cui una prestazione molto buona. Anche Angelo fece degli ottimi tempi. Seconda, guarda, inserisce sempre. Quando voglio chiudere, c'ho sempre l'anteriore che mi tira dentro. Però mentre la guidi, ti senti lo sterzo in mano, senti la strada, te la senti bene sullo sterzo. Beh, ora che la riprendo un po' in mano, dopo un po', senti la leggerezza e comunque quanto era bella da guidare se ci si rapporta a quegli anni, perché ragazzi stiamo parlando degli anni 90. Proprio un bel giocattolino questa 106.